chiediamo a tutti i milanesi, ma non solo ai milanesi, di firmare questa lettera, perché in realtà quello che sta facendo la Regione Lombardia è quello di costringere i comuni che avrebbero magari ambizione di pulire l'aria nelle loro città a fare entrare questi veicoli che fino ad oggi avrebbero potuto essere multati perché era vietata la loro circolazione, oppure devono attivare delle ZTL. Quindi ci troviamo nella situazione assurda in cui la Regione, invece che aiutare i comuni a ripulire la qualità dell'aria nei centri abitati, che sono quelli dove ci sono più persone, quindi c'è maggior danno dall'inquinamento, addirittura sta in pratica ponendo sui comuni un onere in più, quello di attivare delle ZTL per non vedersi circolare gli euro zero all'interno del proprio territorio. Quindi abbiamo anche scritto a tutti i comuni dell'area critica invitandoli a chiedere a Regione Lombardia di revocare questo provvedimento del Move-in o comunque di attivare delle ZTL a protezione dei loro cittadini. È una lettera, diciamo, cuore in mano a Sala, dei cittadini milanesi che chiedono a Sala di non tornare indietro, perché in pratica questo accordo che è stato fatto con Regione Lombardia per far entrare i veicoli diesel da euro zero in su e benzina euro zero è veramente un grave passo indietro dell'amministrazione e una frattura nel sistema di area B, che è una cosa molto positiva e deve rimanerlo. Se si cominciano ad aprire varchi nel sistema e far entrare deroghe e molto altro, l'effetto per la salute per l'impatto sulle concentrazioni dell'aria sarà comunque quello di far rimanere la situazione come oggi. E quindi chiediamo che non torni indietro.